Non per partito preso, non per cambiare per l'ennesima volta la scuola, ma questo governo sta insieme, anche con anime molto differenti, l'ha ricordato lei, per senso di responsabilità verso il Paese e per fare le cose, per riformare. Ma questo non per partito preso, non perché bisogna fare per forza le riforme, ma perché le riforme sono necessarie, doverose. E sul tema della scuola siamo partiti da alcuni dati di fatto. 2 anni fa, 3 anni fa abbiamo il 44% di disoccupazione giovanile, oggi è scesa un po', 36-38%. Abbiamo il 17,6% di abbandoni scolastici nelle scuole È superiori, un tema secondarie di tremendo. secondo grado. Nei professionali, cioè le scuole più a contatto col mondo del lavoro, questo abbandono schizza al 35%. Un ragazzo su tre scappa dalla scuola e dalla scuola professionale. Perché? Perché pensava fosse la scuola che lo potesse mettere a contatto col mondo del lavoro, scopre che non è così e scappa. E in alcune aree del paese questa percentuale arriva quasi al 50%. E abbiamo 2,5 milioni di cosiddetti NEET, coloro che non studiano, non Non lavorano. lavorano, non hanno intenzione di cercare attivamente lavoro e non hanno nemmeno intenzione di proseguire con gli studi. Servono i senza speranza, che aspettano ma non si sa che cosa. A fronte di questi numeri abbiamo 60.000 aziende. 2 anni fa, come adesso, che cercano lavoratori con una certa qualifica medio-alta e non la riescono a trovare. È il paradosso. E rispetto a questo paradosso che noi abbiamo buttato giù e stiamo buttando giù un muro ideologico, che è un muro ideologico che ci siamo costruiti, Nessuno ci ha ordinato di farlo. Il mondo della scuola, della formazione e anche dell'alta formazione negli ultimi 50 anni ha voluto costruire un muro di divisione tra scuola e mondo del lavoro. Alle nostre generazioni hanno detto studia, poi si vede, fai l'università e poi capiamo dopo. Non è più quel tempo ed è per questo che abbiamo preso il piccone e buttato giù quel muro. Certo, non è semplice, perché come ci sono i comitati del no alle grandi opere, ci sono anche i comitati del no al fatto che la scuola non si tocca, perché la scuola è conoscenza, è sapere. Figuriamoci se la scuola può diventare saper fare. Figuriamoci, voi volete svendere la scuola e l'università alle aziende, dare lavoratori gratuiti per tirocini alle aziende, perché queste sono le cose che noi dobbiamo sentire nelle assemblee o sentire nelle agitazioni anche sindacali o degli studenti. Rispondiamo con i numeri e con il buon senso, perché ai comitati del no, bisogna rispondere con il buon senso. Sia su un'opera importante infrastrutturale, sia su una riforma, perché penso che poi tutti gli italiani abbiano un certo grado di ragionevolezza e soprattutto di buonsenso. Ed è quello che abbiamo fatto e stiamo facendo, sia sul percorso dell'alternanza, sia sul post-diploma professionalizzante, che è un'altra cosa bella, si chiama ETS, sta funzionando bene. I primi 5.000 diplomati del 2014 hanno trovato lavoro a tempo indeterminato nella cifra dell'81%. Cioè è segno che quando scuola, università e mondo del lavoro dialogano e negli ITS gestiscono proprio post diploma di 2 anni, poi i risultati si vedono. Quindi non svendiamo proprio un bel niente a nessuno, come mondo dell'istruzione e della scuola, vogliamo solo che insieme alla conoscenza, perché la scuola è e resta conoscenza, l'italiano, storia, matematica, geografia, la lingua inglese, resteranno, ma chi prova a scalfire questo aspetto, che è la spina dorsale della nostra scuola? Vogliamo però far tornare quello che era il saper fare, cioè le competenze, la conoscenza con metodologia di competenze, senza svilire il mondo della scuola. E questo da soli non possiamo farlo. Far comprendere a un ragazzo ciò che studia su un libro o prova in un laboratorio, non possiamo farlo da soli come mondo della scuola. Occorre l'artigiano, occorre l'imprenditore, occorre il capomastro, occorre l'operaio, occorre l'imprenditore che ci può aiutare in questo percorso. Il tema dell'obbligatorietà, dell'alternanza scuola-lavoro per 400 ore nel triennio dei tecnici e professionali e 200 ore nei licei è scuola a tutti gli effetti ed è rivoluzionario perché abbatte un muro ed è scuola a tutti gli effetti, cioè curriculare. Tanto che da qui, iniziamo quest'anno, abbiamo iniziato con le terze. 700.000 ragazzi hanno fatto esperienza di alternanza scuola-lavoro. Nessuno ha la bacchetta magica. Dopo 50 anni di immobilismo sappiamo bene
che dall'oggi al domani non possiamo da soli tutto, ma abbiamo iniziato questo percorso e ne siamo ben convinti che sia scuola a tutti gli effetti. Mi lasci ringraziare il mondo delle imprese. Non avremmo potuto far fare alternanza nemmeno a uno di questi ragazzi su 700.000 che hanno iniziato questo percorso senza le imprese, senza il mondo del lavoro. Tanti soggetti, lo ricordava il Rettore Dei, ci hanno dato una mano e collaboriamo, ma soprattutto le aziende. E qui fatemi ringraziare il Presidente Messeri e il Presidente Boccia, ringrazio loro e così ringrazio tutte le aziende. Grazie. Allora.